Onorevole. Buongiorno. Eccoci, questo è il Palazzo Municipale. Poco fa, quando sono arrivato, c'era una signora bionda, un giorno, che passava. Ha avuto una discussione, non so con chi, e a un certo punto l'abbiamo sentito dire: ma può vincere sto pecuraro di Ciumenisse? La signora, mi dicono che è un'impiegata comunale che lavora all'ufficio tributi. Ce l'ha contro i pecurari eventualmente? Non so lei da dove viene, per carità, ma non è questo il tema. Eventualmente vorrei chiarirle che fino a quando si lavora onestamente non si ruba lo stipendio, o non si ruba in generale, qualunque lavoro va bene, anche quello di pecuraro, anche perché ci sono i pecurari di mestiere, di lavoro, e i pecurari nell'animo, qualora dobbiamo usare il termine brutto. Ecco, questo è l'esempio di come purtroppo ci sono alcuni soggetti che preferiscono vedere la città di Taormina in queste condizioni, vederla morire proprio lentamente, non avere servizi urbani, avere sempre le scuole chiuse, che ovviamente non è
a misura del cittadino, perché qui ormai di servizi urbani non si riesce neanche a parlare, perché non si riescono neanche a classificare. Comunque, avremo modo di parlarne in campagna elettorale ulteriormente. Ancora non abbiamo capito questo ingiugio anti De Luca composto. Voci, indiscrezioni mi parlano addirittura di una santa alleanza così trasversale all'insegna di anti De Luca, che è meravigliosa. Per carità, finalmente siamo riusciti a metterle tutte assieme, cioè tutti coloro che 5 anni fa si sono sputati politicamente parlando, oggi sono tutte assieme appassionatamente bloccare lo straniero De Luca. Peccato che l'ultima parola tocca ai taorminesi, ai quali ovviamente ci rivolgiamo qualora volessero utilizzare una risorsa che è il sindaco De Luca. Entriamo, depositiamo la nostra documentazione, da oggi inizia ufficialmente la nostra campagna elettorale, anzi formalmente la campagna elettorale già l'abbiamo iniziata. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene. Mi sono segnato il protocollo. Signora, molto lieto, molto lieto. Spero di rivederla spesso. Non era una minaccia, era un auspicio, lo voglio dire, era un auspicio. Non voglio aiutare la suscettibilità di nessuno, per carità. Ecco qua. Allora, andiamo qua presso la segreteria. Buongiorno. Stavo sindaco mio, Santa Teresa. Oh. Fratello di Nino Camini. Ah. Come no? Ma con Nino. Fraterni amici. Buongiorno. Mio fratello Giuseppe, che è vicino alla Messina. Prego. E allora, non si dice, non c'è due senza tre? Non lo sappiamo, qua siamo. Saluto il segretario generale. Poi io... Come va? A posto? Sì, le a posto, a posto. Non le consiglio di utilizzare. No, 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 io per ora le poltrone epide, no, ringrazio l'avvertimento. Tanto c'è il nostro Lombardo. E il nostro rappresentante in casa. Chi è il rappresentante? Il dottore Salvo Cuccio. Sei tu il presentatore della lista, mi faccia la cortesia. Controlli meglio. Perché sa, non è che io mi fidi al 100%. Quindi ora che ho saputo che è lui il presentatore, un supplemento di verifica. Ci sta, va bene, noi vi lasciamo, grazie, ci vediamo. Fate una foto col segretario generale mentre consegniamo, per cortesia, possiamo? Certo. Ah. Ecco qua, Salvo Cuccio, tu sei il presentatore, un momento di gloria, tu sei famosissima, quindi per carità di Dio. Oh. Ale. Ok, onorevole. Siamo nelle sue mani, ecco, ora realmente. Buon lavoro. Grazie. Eccoci. Ora attendiamo la verifica formale della documentazione. Ho avuto un momento, devo dire, di emozione, ve lo dico con molta onestà, perché scelte di vita. Ve lo dico col cuore in mano, fare il sindaco è una missione, è anche un'assunzione di responsabilità enorme, perché ti metti sulle tue spalle il destino di tante generazioni. Buongiorno, buongiorno, perché il ruolo di sindaco è quello che incide più degli altri livelli di governo nel destino di una comunità, quindi credetemi, non sono scelte che si possono fare a cuor leggero, e chi si candida tanto per candidarsi o si candida per fare il sindaco tanto per avere sul bigliettino da visita il titolo, guardate, compie un grande delitto in quel momento,
Tant'è vero che tante comunità sono allo sfascio per questo motivo, cioè perché si ritrovano una classe politica che pur di entrare in questi palazzi fanno qualunque compromesso. Poi se fanno danno a questo palazzo, a questo e agli altri palazzi municipali, non gliene frega niente. 5 anni qui a Taormina incredibili, cioè del nulla cosmico. E ci ritroviamo anche con il sindaco Bolognari che ieri, l'altro ieri, ha accusato anche di fondatezza giuridica, forse ha usato dei termini pure ben precisi, mi dicono, cioè sul piano di riequilibrio, il piano di salvataggio del comune di Taormina, ha detto che è farlocco, che non poteva reggere. Ma scusate, stiamo parlando dello stesso sindaco che quando si è insediato aveva la possibilità entro 4 mesi, come ho fatto io a Messina, di modificare il piano di riequilibrio secondo la sua genialità. Ma questo genio della politica, della contabilità, e dico genio non per sfotterlo, ma per uno che si permette di esprimere un giudizio su un piano di riequilibrio economico-finanziario, cioè su un piano di salvataggio di un comune, o ne capisce o è meglio che tace. Soprattutto al cospetto della possibilità di modificare il piano di riequilibrio che ha ereditato. Allora, se questo piano di riequilibrio è stato fatto dalla precedente amministrazione, cioè dal sindaco Eligio, con assessore, se non ricordo male, Salvo Cilona, se non ricordo male, assessore forse a bilancio, e quindi sta accusando il mio amico Salvo Cilona di essere un politicamente o contabilmente un cretino. Ma se Cilona è politicamente o contabilmente un cretino, lei sindaco che lo ha riaccolto tra le braccia con l'operazione di sabato, di domenica, di lunedì, eccetera, eccetera, come la dovrei definire sotto il profilo politico? Come la dovrei definire? Me lo spieghi lei, anzi ce lo diranno i taorminesi, come eventualmente bisogna definirlo quest'atto. Quindi lei rinuncia alla facoltà di rimodulare il equilibrio quando si è insediato, io invece l'ho modificato, ho fatto il salvamessino, ho preso il piano che avevo ereditato perché era farlocco, l'ho smontato e rimontato e ho salvato la città di Messina, e era più inguaiata di Taormina. E invece ha aspettato 4 anni e mezzo, non ha gestito la massa debitoria, si è fatto dichiarare il dissesto, questo è lei, perché non si sta 4 anni e mezzo senza muovere un dito. Ha capito, signor sindaco? Chiamare le cose con nome e cognome. Ci spieghi perché non ha fatto nulla sul piano di riequilibrio? Perché non lo ha smontato e lo ha rimontato, visto che lo considera un piano farlocco? Chi è farlocco qua? Il piano di riequilibrio o la politica che lo doveva gestire? Ecco, entreremo in questi dettagli. E significa solo oggi che si apre a tutti gli effetti ora la competizione elettorale, avere delle risposte. Perché fare il Ponzio Pilato e accusare i suoi stessi alleati è molto semplice, guarda, questa è un'operazione che la buonanima di Pirandello non so che cosa avrebbe scritto in merito. Quindi attendiamo anche ormai di che questo inciucio come si è formalizzato per cercare di bloccare a tutti gli effetti lo straniero De Luca. Ovviamente faremo anche ricorso a quelle che sono le testimonianze delle elettorali di 5 anni fa, dove ognuno accusava l'altro di tante cose e oggi sono assieme per questa crociata anti-De Luca. Ma questa crociata è contro i taorminesi, perché voi avete politicamente stuprato Taormina, voi l'avete fatta fallire. Se non c'è una scuola, se non ci sono impianti sportivi, se c'è una complessiva situazione,
Ieri l'abbiamo visto con le piogge che ci sono state, caridoie non più porte acque inesistenti e percorsi totalmente abbandonati al loro destino. E di chi è la responsabilità? Chi li ha amministrati? Quelli che state assieme, che vi siete messi oggi gioiosamente in questa alleanza, attenzione, con gli esodati. Dimenticavo gli esodati. Ieri, come ho avuto modo di spiegare in consiglio comunale, mentre ero in consiglio comunale, si scambiava qualche battuta con la dottoressa Carruba, che c'era e che è stata anche ripresa dai microfoni, che c'aveva il microfono aperto. E ho spiegato chiaramente, è stata la strategia, perché mi ha posto la domanda, dice, ma scusi sindaco, ma lei ha rinunciato a vincere le elezioni con già le alleanze che aveva definito? Ho detto, dottoressa Carruba, io vinco le elezioni e li perdo poi dall'indomani con i soliti ricattatori seriali. Io non ho fatto altro che farli esporre, dopodiché metterle nelle condizioni di poter avere, di poter consentire a Olminesi di decidere. E come si dice, tecnicamente li ho bruciati. Bruciati, lo sapete che significa in politica? Ti faccio uscire allo scoperto, faccio emergere quello che sei, dopodiché li metto davanti a un bivio. E davanti al bivio gli esodati, come ormai politicamente li possiamo chiamare, io li chiamo professionisti della transumanza politica, come avevano fatto sempre negli ultimi 20 anni, da un lato all'altro, dall'altro lato al ritorno e così via. Importante è vincere. E siccome in questo momento il problema dell'attuale sindaco è comunque vincere, comunque, poi che perda Taormina non gliene frega niente, e allora il concetto è molto semplice. Questi signori lo hanno abbandonato 4 mesi fa perché ovviamente ritenevano che il brand De Luca fosse vincente. Lasciate stare se pensavano che De Luca fosse bravo, perché questi sono personaggi che guardano l'opportunità, chiaro, non guardano altro. Quindi buongiorno a tutti, buongiorno, rilanciamo il turismo a Taormina, siamo qui per questo, grazie. Oh scusate, grazie. Non è che guardano la professionalità, ma guardano l'opportunità. Buongiorno. E hanno colto l'opportunità, dice, ora ci infiliamo sulla scia del brand De Luca. E io ho aspettato, loro pensavano che io venissi da Fiume di Nice, e gliel'ho fatto pensare che venivo da Fiume di Nice, loro pensavano che io avevo studiato all'università della strada di Oxford, non l'avevano capito. Ebbene, noi li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatto uscire allo scoperto, li abbiamo fatto male, hanno sputato politicamente in faccia al sindaco Bolognieri e si sono accasati qui e avevano preparato il loro disegno. Intanto ci facciamo eleggere in consiglio comunale, poi gli stringiamo le cosine a Cateno De Luca. Io pure se ho le cosine non me le faccio stringere da loro, ed ecco che sull'operazione delle due liste ho fatto in modo tale che uscissero allo scoperto, e sono uscita allo scoperto senza se e senza ma. Cos'è successo? E siccome Bolognari è ormai questa la battaglia della sua vita, e non ci sono dubbi, ma non della sua vita per salvare Taormina, della sua vita per salvare la sua poltrona, perché lui è politicamente disoccupato, io no. Però potremmo anche vedere qualche reddito di cittadinanza eventualmente per i politici che non hanno più poltrone, ci potremmo ragionare su questo, vediamo qualche soluzione di trovarla. E quindi che fa il sindaco Bolognari? Si riaccoglie all'interno tutti questi personaggi in cerca d'autore come se nulla fosse. Ma dov'è la dignità e la coerenza? E mi dico, non so, dobbiamo vedere che è nominata vice sindaco di Todite, è in giunta comunque, mi dicono, io ancora le carte non l'ho visto, la signora che ha tentato di disturbare il mio comizio, Trappidello, cioè qua sono schierati, ora ci sono i cannoni schierati contro di me, i cannoni ci sono, buongiorno, a posto, i cannoni, i bazooka,
Madonna mia, siamo tutti impauriti. Ecco, continua questo atteggiamento che finora è stato quello che ha alimentato le faide in questa città. Poi, che tutti i palazzi sono chiusi, sono inagibili, che scuole che da 30 anni che sono chiuse, che abbiamo arricchito personaggi proprietari di immobili con affitti milionari, che ce ne frega di tutto questo? Ma tutto è normale qui. No, non è normale. Perché Taormina, con le risorse che ha, può essere l'esempio del buon governo e l'eccellenza sotto il profilo politico-amministrativo. Ecco cosa, perché sono queste le potenzialità di Taormina. E noi gli restituiremo questo ruolo. Questa è la nostra scommessa a tutti gli effetti. Ed è ovvio che su quest'altare compromessi non ne faccio con nessuno. Dici, ma potevi vincere, mi hanno detto avevi là 1000 voti in tasca. In tanti voti in tasca, chi è che dice queste cose utilizza onestamente degli argomenti che sono offensivi della volontà del cittadino. I voti si conquistano a uno, perché nella cabina elettorale non entrano i pacchetti di voti, entrano i singoli cittadini. E a loro io mi appello, tanto in quella cabina ognuno avrà la possibilità di fare una riflessione su quelli che sono i servizi al cittadino di Taormina, cioè quello che vive 12 mesi l'anno, perché comunque ci sono oltre 12.000 persone che vivono Taormina 12 mesi l'anno. E noi siamo, per carità, per rendere servizi a chi viene 15 giorni, 20 giorni, ma a chi sta 12 mesi l'anno a Taormina, chi ci pensa? Ecco, al cittadino taorminese che manca la scuola piuttosto che l'asilo nido, piuttosto che gli impianti sportivi, piuttosto che una palestra che è un colabrodo che alle prime piogge è diventato un lago, chi ci pensa? Per non parlare delle spiagge, delle fogne a cielo aperto che ci ritroviamo sulla spiaggia, per non parlare poi anche in estate quando manca l'acqua. Che ci pensa a questi poveri cittadini? Ecco qual è il nostro primo obiettivo: restituire dignità e normalità ai servizi urbani. Quindi, prima di tutto, Taormina a misura dei suoi cittadini, dei residenti, di quelli che pagano i tributi per avere servizi. E poi non ci meravigliamo se c'è gente che non paga, perché con questo livello di non servizi, onestamente, quale diventa anche questo dovere? O obbligo, chiamatelo come volete, morale, per un palazzo che si mangia i soldi. Ma dove sono andati a finire i soldi dei taormini? Ma non vi vergognate? Classe politica becera, dove li avete portati i soldi dei taormini? Dove sono andati a finire? Un comune con oltre 1 milione di presenze turistiche l'anno. Così mangiavo i soldi. Li avete anche fatto fallire comune di Taormina, ma non vi vergognate? E ancora vi riproponete così allegramente assieme e mischierate bazooka? E noi non vediamo l'ora che sparino questi bazooka. Ah, sarà divertente. Io avevo, vi ricordate, ho detto giovedì, l'ultimo giovedì di campagna elettorale, perché si vota domenica 28 e lunedì 29, e ho detto che il giovedì 25, se non ricordo male, dovrebbe essere il 25, ci sarebbe stata una bella commedia, lo straniero e il professore, o il professore, vogliamo per carità, il professore e lo straniero, e stavo cominciando a scrivere, ma la commedia è iniziata. Ed è iniziata proprio con un primo atto scritto dal professore.
e noi vedremo di scrivere gli altri atti. Quindi ora la diluiremo in questi 25 giorni di campagna elettorale, quindi non in due ore in piazza. Quindi la commedia, il professore Lo Straniero, è già in scena e a pillole la vivremo quotidianamente, ma già il primo atto lo vedremo scritto nella presentazione delle liste e nella designazione degli assessori. Amico Salvo Celone, possibile, come finivo? Mi hanno detto che la scena tua all'interno di Palazzo Municipale con Bolognari è stata micidiale, e io dico anche agli amici di Bolognari che sono stati buttati fuori ora all'ultimo minuto, usa e getta, per dare spazio agli esodati politici e assessori sacrificati. Vi posso esprimere la mia solidarietà? La mia solidarietà, almeno ve la posso esprimere? Perché? Perché voi non avete voti. Chi siete? Il sindaco Bolognari ha bisogno di voti, di pacchetti di voti. Ecco perché la Lucia Gambers, che era presidente del Consiglio Comunale, quindi pilastro della maggioranza Bolognari, che 4 mesi fa l'ha abbandonato per Lo Straniero De Luca, ma c'hai i pacchetti di voti, perché suo marito fa iniezioni, le punture anzi mi pare che si dice, no? E quindi c'ha pacchetti di voti. E quindi che volete voi? Non so la Longo, non so quali erano gli assessori, Fiumara, usa e getta. Non avete voti. E quindi nel calcolo matematico del buon sindaco Bolognari, voi non contate nulla. Solidarietà a tutti voi, sì, vera solidarietà, perché ovviamente è scattata la logica ormai della vincere a tutti i costi. Ecco la lista, ragazzi, mi è arrivata ora in anteprima la lista, dovrebbe essere questa, Marcello Passalacqua, parlo della lista a sostegno del sindaco Bolognari, Alessandra Caltabiano, Nunzio Corrà, ma non era quello che si era dimesso per sostenere Lo Straniero De Luca, che si era dimesso 4 mesi fa, quindi esce aggiunta a Bolognari, viene da noi, io ovviamente... avendo preso le misure già da subito ho detto no, per cortesia, spazio non genera, e ritorna all'ovile ed ecco che viene premiato candidato Nunzio Corvaia, Piero Benigni, Francesca Gullotta, Nicola Salerno, Maria Rita Sabato, madonna mia, questo è un bazooka di cui io devo stare attento, mi devo preoccupare, Giuseppe Lo Turco, Lucia Gambeshek, Lucia, sei ritornata all'ovile e sei stata accolta, altro che torna a casa Alessi, Andrea Carpita, anche lui assessore di Bolognari, si è dimesso per seguire Lo Straniero De Luca, poi Mirmiroldo, Achille Conti, Vanessa Lopò, Maria Lorrè, Andrea Raneri, ma è Andrea che era quello candidato con noi, non mi ricordo, ah lui, ah, Andrea, bambino, finalmente ha trovato un posto pure tu, Gaetano Carella, e chi è Gaetano Carella? E mi scrive qua un amico, ben 7 dei 16 con questa lista sono quelli che erano stati folgorati sulla via di Fiume Denisi, come si suol dire. Poi si sono resi conto che De Luca è antidemocratico, perché ovviamente non gli faceva fare le loro porcherie, e sono tornati indietro. Bravi, così si fa. Ecco, questi sono gli elementi di valutazione che i taormineesi ovviamente possono mettere in campo. La chiudiamo qua, credo che la documentazione sia a posto, quindi si apre la campagna elettorale, auguri a tutti,
ma soprattutto auguri a Taormina e ai Taormina.